Signore sia con voi. Ecco, siamo giunti alla seconda domenica di Avvento, una domenica che coincide anche con una memoria, una santa particolarmente invocata dai Vigili del Fuoco che sono appunto qui presenti, Santa Barbara. E proprio quindi ringraziamo proprio i Vigili sia per la loro presenza qui, ma soprattutto poi per la loro presenza nei luoghi dove è richiesto il loro intervento. Non sempre è semplice, sono sfide quotidiane e quindi ecco, serve proprio un aiuto, una protezione, un'intercessione particolare anche ecco, per svolgere appunto la missione che voi portate avanti. E quindi ecco, celebrare la Santa Messa insieme significa anche chiedere proprio al Signore quell'aiuto necessario laddove c'è pericolo. A volte ci sono dei pericoli nascosti, ma un po' in tutti i lavori, in particolare ecco, i Vigili del Fuoco sono sempre un po' in prima linea. E allora ecco, vi protegga Santa Barbara, ma soprattutto cercate ecco, anche nella vostra storia lavorativa, ma anche nella vostra storia personale, di non trascurare mai il rapporto con il Signore. Cristo Gesù, germoglio di giustizia, rialzaci dal nostro peccato ed infondi nuova forza ai nostri passi. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore Gesù, luce del mondo, vieni a diradare le nostre tenebre e a cambiare i nostri cuori. Signore, pietà. Signore, pietà. Signore Gesù, sorgente della vita, vieni a colmare la nostra sete e liberaci da ogni cattiveria e da ogni egoismo. Signore, pietà. Signore, pietà. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano da lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare i figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Nel capitolo 3 di Matteo c'è appunto questo comando, ma il capitolo dopo, subito il capitolo 4, è Gesù che fa lo stesso invito. E anche lui dice: il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Allora, la conversione non è soltanto un comando, non è un'esigenza, non è un qualche cosa imposto dall'alto, è un'opportunità. È l'opportunità che tutti quanti noi abbiamo di capovolgere completamente il nostro modo di essere, di vivere, di comportarci nei confronti di Dio, con noi stessi, nei confronti dei fratelli. Con la conversione è proprio questo: riuscire a vedere con altri occhi e a vedere nei fratelli soprattutto e nel nostro rapporto con il Signore un qualche cosa di bello, di buono. Noi a volte viviamo la nostra vita sempre un pochino al margine delle situazioni, al margine anche della Chiesa, al margine
po' anche di noi stessi. Ecco, in questo tempo siamo chiamati invece a fare proprio un'operazione di rientro, di ritorno verso il nostro centro, verso il nostro cuore, perché è lì che scopriamo chi siamo, scopriamo la nostra radice e soprattutto scopriamo quella radice di Yes, quel germoglio spuntato dalla radice di Yes che è appunto Gesù, la presenza di Cristo nel nostro cuore. Volevo così con un semplice passaggio ringraziare appunto la presenza, come ho detto all'inizio, dei vigili del fuoco, anche ecco, delle autorità, perché essere qui non deve essere, io tanto ve la dico come la so, qualcuno di voi mi conosce, non deve essere un appuntamento annuale e basta, ma con molti di voi ringraziamo Dio, vedo che sono volti ormai che conosciamo, con i quali ci conosciamo. Oggi è un'opportunità, ma va accolta nella sua interezza. Da oggi si può ripartire anche per un discorso personale di fede, perché no? Il Signore in questo momento sicuramente ha suscitato in voi un movimento di cuore che vi ha portato qui, ma non per adempiere a un compito, non per adempiere ad un obbligo, ma per esserci, per essere qui, per vivere e celebrare insieme l'Eucaristia, che è l'evento della salvezza per ogni uomo, per riproporre anche la vostra devozione alla vostra patrona, Santa Barbara, che non deve essere un quadro attaccato sulla parete giù della caserma, mi raccomando, deve essere portata con voi, e quando vi capiterà di dover spegnere dei grossi incendi, ecco, invocatela come aiuto, no? Mi raccomando, non spegnete però il fuoco che è inestinguibile di cui parla Gesù nel Vangelo, perché quel fuoco è purificatore, no? Noi abbiamo bisogno anche di essere purificati. Quindi ecco, vedete, soprattutto poi nel vostro mestiere, ma un po' nei lavori di tutti, nella vita di tutti, c'è sempre qualche forma di pericolo in agguato. Allora, questa protezione straordinaria da parte del Signore deve essere colta come opportunità, nel senso, Lui l'aiuto ce lo dà, e ce lo dà sempre. Spesso e volentieri noi non glielo chiediamo, facciamo da noi. Dice, vabbè, ce la faccio, riesco a fare un po' tutto da solo. Attenzione però, perché poi arriva il momento in cui, quando ci presenteremo di fronte a Lui, ci dirà, beh, allora c'hai avuto tanto bisogno di me e poi non mai cercato? Ecco, allora cercare il Signore che si fa trovare è anche una bellissima sfida per ogni uomo, per ciascuno di noi, a partire dai bambini più piccoli fino agli anziani, no? Quindi ecco, deve essere proprio questo tempo un'opportunità da cogliere, non lasciamolo passare come se fosse una delle tante domeniche e anche ecco, come se fosse un appuntamento annuale, deve essere un punto di partenza, invece un punto focale di partenza per riprendere e reimpostare anche in qualche modo la nostra vita con occhi diversi. Convertirci significa proprio questo, significa cambiare direzione, nel termine proprio semplice, ma questo cambiare direzione non è nelle strade sbagliate oppure nella trasgressione alle varie regole che ci abbiamo o quando dice non rispetto i comandamenti. La conversione deve essere essenzialmente un'adesione d'amore al tanto amore che il Signore ogni giorno riversa nella nostra vita. Possiamo anche sbagliare 100 volte al giorno, ma il Signore non si ferma ai nostri 100 errori. Ci dice una sola cosa: convertiti, cambia direzione, guardami con il cuore, guardami con occhi diversi, e allora mi scoprirai in ogni situazione della vita e in ogni fratello che incontreremo nel cammino. Per i governanti, perché docili allo Spirito del Signore, si facciano promotori di giustizia, di equità e di pace, per un servizio integrale dell'uomo, soprattutto dei più deboli. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per la nostra comunità parrocchiale, perché alla luce della misericordia divina siamo aperti ad accogliere tutti coloro che sono in cammino di conversione. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per tutte le autorità civili e militari, in particolare oggi per il Corpo dei Vigili del Fuoco, perché tutti quanti abbiano una particolare attenzione al bene comune senza distinzioni, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. O Dio della pace, rinnova la nostra vita con l'azione del Tuo Santo Spirito, perché impariamo a realizzare il Tuo regno di amore e di giustizia che l'incarnazione del Tuo Figlio ha fatto germogliare sulla terra. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Offri per amore.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Anche i conducenti di questi mezzi, che servono appunto per alleviare i pericoli della gente, operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti, e avvertano accanto a sé la continua presenza del Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questi mezzi, ma soprattutto su di voi, e con voi rimanga sempre. Grazie.